Fanno e Boluso. Allora questo è un momento molto importante, dopo la bella voce di Dina che canta con il cuore, visto come canta con il cuore, visto come canta con il cuore. Adesso abbiamo un bel momento, abbiamo due signore, una si chiama Rita, la mamma, e una si chiama Rachele. E ci mamma sì, e figlia. Ci proporranno una musica, una danza particolare. Ma ci avete il tappeto qualche cosa? Sì. Loro no, fammi dire importante. Loro insegna e anche esegue danza orientale, ma stasera non farà danza orientale. Farà danza sì orientale, perché con delle contaminazioni moderne, la chiamano la tribal fusion, cioè fusione tribale. Ne faranno veramente, ci faranno rimanere basiti con la loro bellezza e bravura. Lei insegna, la figliola è la sua assistente, però insomma poi gli faremo dire due cose. Sì, gli faremo dire anche due cose. Allora adesso li chiamiamo subito, non appena guadagneranno la loro posizione partirà la musica, vero maestro? Allora loro sono il gruppo Fantasyland. Un breve applauso. Eccole qui, con gli abiti tribali, non proprio orientali, sono una commistione tra Oriente e, voglio dire, latinoamericani. E anche latinoamericani, non proprio pelli rossa. Io non guardo gli abiti, guardo le fanciulle. Allora, qui ci voleva l'applausino. Ecco qui, sì, le fanciulle lo meritano. Ora l'applauso. Ecco. Lasciateci godere della vostra bravura.
Allora ci sei? Ma vogliamo sentire dalla voce di queste persone. Ma infatti, vieni Rita, ti avevo detto un attimino, ti aspettavo. Vieni, diamo un po' di spazio, ti lascio il microfono e fai ascoltare, non a te, sempre in mezzo. Vieni, prego. Che tutti i fotografi del mondo fossero qui per immortalare. Ho detto bene, avete fatto musica, non danza, non soltanto orientale, ma con queste contaminazioni. Poi mettere in mezzo rock, pop, hip hop e tutto quanto. Non dico break dance, ma quasi. Sì. Anche la break. Sì. Mi dici quella cosina che hai sulla fronte, che cos'è? Che avete sulla fronte? Come si chiama? Un bindi. Sarebbe il terzo occhio? Sì. Bindi, ma lo mettete per l'occasione o tu hai anche al mercato così? Sì, mi ci resto pure. Ah, quindi okay. Tu troverai il tuo fidanzato così col bindi. Sì, pure lui col bindi? Sì, se l'ha messo più lui. Madonna, tutti con bindi, come il grande Umberto. Beh, siete state bravissime, complimenti in particolare per la specificità della vostra musica, della vostra danza, perché non è insomma tutti i giorni che si vedono queste belle cose e anche queste belle donne. Che il bindi? Sì, sì. Tu il bindi non ce l'hai però. Tu il bindi non ce l'hai qui in mezzo. Il terzo occhio, mi ha dato un cazzotto. Ci sono anch'io, ci sono. Dai, su, facciamo passare alla storia questo bel momento col bindi. Eccolo qui. Dai, su. Di chi è questa? Io sento delle braccia qui. Vai. Ma da dove viene la foto? Chi è il fotografo? È andato, ok. Dove sono? Ma tu te lo porti a casa il batterista? Allora, vogliamo inserire l'altro ospite. Oh no! Non me lo dici questa volta. Dai. Ma certo che sì, dai. Ma la concediamo. Concediamole, facciamo un applauso ad ambedue. La nostra Pachita, la moglie di Pedrito il Drito. Eccoli qui. Pachita, la moglie di Pedrito il Drito. Sei troppo giovane, non conosci Pedrito il Drito. Chi ha i capelli tinti come me. Ecco. Grazie. Il prossimo, sai chi è il prossimo? È Daniele Martinelli. Con Samantha Innocenti. Con Samantha pure? Allora. È una bella coppia di nome e coppia. Di fatto. Ma anche nella vita? Sì. E queste cose non me le dite. E adesso te lo dico, te lo dico. Daniele e Samantha, applauso per loro. Grandi ballerini di salsa. Qual è Daniele, qual è Samantha? Ma dai. Allora, salsate stasera? Sì. Bene, allora, caraibici, latinoamericani, cubani, tutto. Alpini salsate, bene. Amici in là. A distanza si parte, vedi? Sì. Si parte così a distanza. Partiamo con la musica. Aspetta, fermi che c'è il nostro. Ecco, voglio. Il cuore è sostito e sta venuto per tuo amore. Thank you.